Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Questa è la mia faccia assonnata e la mia voce da appena sveglia, perché questa settimana, come promesso, facciamo una settimana di workout e di passi per farvi vedere cosa esattamente faccio a livello di allenamenti e che cosa mangio per mantenermi in forma. Oggi è lunedì. Fuori c'è un tempo miserabile, piove, c'è il cielo coperto, ma non ci facciamo buttare giù d'animo, anche se ho dormito veramente pochissimo, 5 ore, perché ieri sera ho fatto tardi. Stamattina comunque mi volevo svegliare presto per fare il video anche, ma vabbè, sono i sacrifici che si fanno per le cose che si amano. Mi sono già fatta la mia tisanina, il mio infuso. È sempre lo stesso, la tisana snellente della Sognidoro, che non prendo perché fa dimagrire, ma perché mi piace il gusto. È leggermente amara perché c'è dentro l'arancia amara e mi piace proprio il sapore di prima mattina, però lo alterno anche a infusi di zenzero limone oppure infusi alla frutta, una qualsiasi cosa, frutta, erbe, mi piace un po' tutto, ma non il tè. Quindi finisco questa e poi cominciamo subito con l'allenamento. Tra l'altro, la tisanina per risparmiare tempo al mattino me la faccio già la sera prima e la mattina la riscaldo soltanto per pochi secondi, così è subito pronta da bere. Adesso mi devo solo vestire e scegliere il workout. Postazione workout preparata, io mi sono vestita, ora non rimane che scegliere il workout da fare stamattina e in realtà non devo proprio scegliere niente perché in realtà io mi alleno con l'applicazione di Pamela Rafe, per cui non devo proprio scegliere, non devo pensare a nulla, devo solo svegliarmi, preparare giù il tappettino e quello che mi serve per allenarmi e aprire l'applicazione. Alla fine non la sto più utilizzando in versione gratuita perché quello che utilizzo semplicemente sono i workout e non più le ricette perché non ho mai tempo per preparare tutte queste bellissime ricette e per questa ragione qua ho deciso di disdire la versione a pagamento e di mantenere soltanto l'applicazione per i workout. Tra l'altro anche i workout non sono tutti gratuiti, ci sono tipo 60 minuti hardcore, il busy per chi è molto molto impegnato e 45 minuti weights, quindi quello da 45 minuti con pesi, che sono a pagamento. Quello che faccio io è il Bubble Butt Home Workout. È un allenamento ad alta intensità della durata di 45-50 minuti e hai bisogno di pesi, booty band, quindi la banda elastica e bottiglie, però io uso i pesetti, lei spesso nei workout usa le bottiglie piccole per alcuni allenamenti e quelle grandi per degli altri, ma io me la cavo con i pesi perché ho i pesetti a partire da 1 kg fino ad arrivare a 14 kg di manubrio per parte, per cui direi che sono a posto così. Questo workout allena un po' tutto, però è incentrato sul booty. Infatti avremo degli allenamenti belli mirati su tutte le parti del corpo, però gli workout per il booty sono presenti un po' come il prezzemolo ovunque. Lo aggiungo al mio piano. Ed eccomi pronta. Per oggi abbiamo lunedì, Big Smile Monday, quindi 10 minuti di Good Mood Abs, un allenamento per addominali, full body con Elevator Boys. Abbiamo poi un altro workout da 10 minuti full body, poi 12 minuti Kicking Calories, quindi è un workout cardio con calcetti e poi abbiamo per finire 15 minuti di booty pilates knee friendly.
È un Pilates per il booty, per il fondoschiena, per il lato B, come vogliamo chiamarlo, ma friendly per le ginocchia. Quindi non troppo intenso sulle ginocchia per chi le ha magari un po' deboli e non può permettersi di fare allenamenti che le sollecitino troppo. Io adesso la devo smettere di chiacchierare perché nel mentre sono le 7, perché tutto questo, la tisanina più parlarvi mi ha portato via mezz'ora. Però io al mattino sono veramente molto lenta perché ora che carburo ci metto un po', per quello mi sveglio sempre molto presto e ultimamente mi sto sforzando di non perdere troppo tempo e non perdere più mezz'ora per fare tutto prima di iniziare l'allenamento. E mi alzo, mi vesto subito da workout, prendo la tisana e nel giro di 10 minuti mi sto già allenando. E tra l'altro sto anche cercando di svegliarmi molto prima, alle 6, ma stamattina per ovvie ragioni, perché mi sono addormentata all'1:30, non mi sono svegliata alle 6 perché sarebbero state meno di 5 ore di sonno ed erano un po' poche, per cui mi sono detta va bene, oggi ancora ci svegliamo così e da domani riprendiamo la routine, anche perché ho notato che svegliarmi alle 6 mi permette di fare le cose con calma e bene e dedicare anche abbastanza tempo al workout, mentre a volte se mi alzo troppo tardi mi tocca tagliare l'allenamento, per cui adesso basta con le chiacchiere, iniziamo con il nostro workout e ci riaggiorniamo tra un istante. Allenamento finito. Devo ammettere che spessissimo, quasi sempre con Pamela, gli allenamenti tipo a corpo libero sono sempre più pesanti rispetto a quelli coi pesi. Perlomeno io faccio più fatica con quelli a corpo libero piuttosto che quelli coi pesi, perché si va proprio sulla resistenza e quindi vai avanti fino a quando il muscolo non trema. Però la sensazione è sempre molto piacevole, sono riuscita a finire tutto l'allenamento oggi, ho solo saltato 4 minuti dall'ultimo del Pilates per il booty perché sono arrivata un po' troppo lunga e adesso sono le 8, nel giro di 40 minuti devo uscire di casa, ma nel mentre mi devo preparare, truccare, mangiare e fare anche la doccia subito, per cui vado e ci aggiorniamo tra un attimo con la colazione. Per ora sono quasi sulla tabella di marcia, puntualissima quasi, non esageriamo. Intanto mi sono lavata e truccata, devo solo asciugarmi i capelli e nel mentre ho fatto tostare il pane e adesso lo mangiamo. Solita colazione, pane tostato, burro d'arachidi e marmellata. E una tazza di caffè, ovviamente. È lunedì, sono già alla fermata del pullman e ovviamente il pullman non arriva. È un buon lunedì questo, è iniziato bene, alla grande direi. Approfittiamone per fare l'outfit of the day che è English Boy Inspired. Abbiamo un maglioncino in misto lana e cashmere, ho già caldo, lo so già che ho sbagliato, ma amen. Sotto camicia bianca, jeans chiari e mocassini per la pioggia, sopra un bomberino lungo leggero e poi ovviamente essendo lunedì abbiamo la valigia perché stasera ho il corso di recitazione. E la borsina invece è intinta con i jeans. Tra l'altro, ora che ho un mio computer, non devo più portarmi dietro lo zaino e questa è una cosa meravigliosa. Devo ammetterlo, è un peso in meno importantissimo. E adesso mi sono ricordata che ho dimenticato a casa l'insalata per il pranzo. Favoloso. È una giornata perfetta. Va bene così.
Prendiamoci un attimo per ammirare le mie unghie che porteranno un po' di gioia e colore in questa giornata particolare. Il pranzo è servito. Abbiamo un'insalatina di carote, pomodorini e funghi. Poi abbiamo l'hummus di ceci, questo l'ho comprato all'Esselunga nel banco dei piatti pronti, e i creccherini galbusera senza glutine. Poi, già che ci sono, vi faccio vedere anche la merenda barra cena, anche perché non ci sarà tempo per cenare perché dopo il lavoro corro al corso di recitazione e contenuti per i social, e quindi mangerò questa barrettina qua proteica. L'avevo già assaggiata, però è comunque una buona porzione, più il kefir che io adoro, e questi pistacchi salati. E questa sarà la mia merenda barra cena anticipata. Ora mangio perché si è fatto tardissimissimo. Ho fatto tardi perché stavo pubblicando il video YouTube. Questo lunedì è giunto al termine e per concludere la giornata un'altra tisanina. In questo caso abbiamo la tisana Sonno Sereno di Valverde, buonissima, ha un sapore molto delicato e un profumo super piacevole, per cui questo è un altro di quei rituali delle mie giornate. Faccio una tisana per iniziare e una tisana per chiudere la giornata. Ora direi che vi saluto e ci vediamo domani mattina con un nuovo workout e con altri piatti squisiti. Buonanotte. Buongiorno, è martedì. Inizia un'altra giornata, un altro workout e oggi alleniamo il booty. Cosa abbiamo esattamente? 40 minuti di allenamento con booty activation con le bande elastiche, il booty gym style, cioè allenamento stile palestra con tanto di pesi, tanto di banda elastica, e poi un booty pump workout di nuovo con solo la banda elastica. Nel frattempo mi sono fatta la mia tisanina e dichiaro ufficialmente che gli allenamenti per il booty sono i miei preferiti. Odio allenare gli addominali, proprio sono gli allenamenti che mi tediano di più, e le braccia ancora ancora le tollero, l'upper body, però i booty workout sono i miei preferiti, quindi oggi non potrà che essere una giornata bellissima. Per il secondo workout abbiamo booty gym style, quindi ci serve la panca, ma io non avendo la panca utilizzo una sedia banalmente, e poi il peso da 16 kg che ho perché ho questa valigina di pesi che ho comprato dalla Decathlon, e poi la banda elastica e siamo pronti per l'allenamento. Finito con l'allenamento del martedì. Ricordatevi sempre lo stretching perché io non sono molto brava, spesso lo salto perché non ho tempo. Anche questo è il motivo per cui ho deciso di svegliarmi un po' prima, per ritagliarmi un po' di tempo anche per lo stretching che è fondamentale. E io non facendolo spesso, ho spesso rigidità di muscoli e ultimamente sento che proprio il mio corpo mi dice basta, devi fare le cose per bene e devi essere brava e devi fare lo stretching, e quindi mi ritaglio il tempo anche per questa parte di allenamento. Lo stretching, così come il riscaldamento, fanno assolutamente parte
del workout per cui non vanno assolutamente saltati. Io comunque confermo quello che ho già detto. Faccio sempre più fatica a fare i workout con le bande elastiche o banalmente a corpo libero, piuttosto che quelli coi pesi. Coi pesi non ho problemi, mentre il corpo libero mi distrugge proprio, mi fa bruciare i muscoli e infatti il booty è on fire, ma più per il corpo libero con le bande elastiche piuttosto che coi pesi. Non lo so perché, sinceramente non so la ragione di tutto ciò, immagino per l'impostazione che avevo, perché chi è qui con me su YouTube da un po' si ricorderà i vecchi tempi in cui andavo in palestra e questo succedeva prima del 2020. Per cui mi dico, dopo 3 anni, ancora 4, quanti sono? Non mi sono ancora abituata a fare workout a corpo libero, nel senso che mentalmente mi sono più che abituata, anzi, ho recuperato un sacco di tempo, ma fisicamente faccio sempre una fatica assurda, proprio tremenda. Questo anche direi la dimostrazione che i workout a corpo libero possono essere e sono assolutamente challenging. Bene, allenamento finito. Adesso metto sul pane a tostare e poi corro in doccia per non perdere il turno, perché mia sorella non si è ancora alzata, ma si alzerà tra poco. Anche questo outfit of the day ve lo faccio vedere dalla fermata del pullman, perché sono di nuovo di corsa, non si sa come, ma non ce l'ho fatta a farvelo vedere in casa. Comunque, sto indossando una giacca marrone in camoscio, top bianco, super plain. Questa dovrebbe essere di Zara, se non ricordo male, mentre quella sotto di H&M. Poi la parte sotto dei pantaloni a quadratini con un po' di marrone e poi le superga con la suola alta. È sempre un bel momento quando arriva il momento di pranzare. Per oggi abbiamo un'insalatina con insalata dal mio orto, e ceci, funghi, carotine alla julienne e pomodorini. Il tutto condito con olio, aceto e sale peperoncino. Uno dei miei piatti preferiti, per quanto semplice, lo adoro, lo mangio quasi tutti i giorni. E poi abbiamo i soliti crackerini gluten free. Guardate quanto è bello, super colorato. È finalmente giunta l'ora della cena. Nel mentre c'è stato anche un aperitivo, non era previsto, ma capita. Nella vita di tutti i giorni capita anche di pasticciare con patatine e arachidi salate ogni tanto. Per cena avrei voluto fare qualcosa di diverso, ma la pigrizia ha preso il sopravvento e quindi abbiamo di nuovo un'insalata ma con uova cracker. Nell'insalata abbiamo semplicemente foglie di insalata, delle carote, manca anche l'olio perché non ce l'abbiamo, l'abbiamo finito. Però intanto ci sono le uova dal cuore morbidissimo. In teoria non sono proprio perfette, ma ci lavoreremo su questo. E altro giorno, altro workout. Stamattina abbiamo l'allenamento per gli addominali. Nello specifico ci sono alcuni allenamenti che dal titolo non dicono molto. Allora, il primo è Good Mood Abs, Standing Abs with Bottle or Weight, quindi addominali in piedi con bottiglia o peso. Poi abbiamo Trained Waist, quindi qualcosa di più concentrato sulla vita. E poi uno Sweaty Dance, che però io non ho intenzione di fare perché,
Come vi ho già detto, non mi piacciono i suoi workout danzati. Ripeterò l'allenamento di lunedì. Questa settimana va così. Faccio tardissimo, vado a letto a luna, imposto la sveglia, anzi, era luna. Non so più che ore erano. Non lo so. So solo che avevo impostato la sveglia alle 6.45 per dormire 6 ore. Ok, quindi era mezzanotte quasi 45, ci sono. Ma stamattina comunque mi sono svegliata alle 6.15, ho aperto gli occhi e il mio corpo ormai si è abituato a questo orario qua. Per cui diamoci subito da fare e a tra poco. Sembrerà una ripetizione, anche perché lo è, ma anche stamattina per colazione ho toast con marmellata e burro d'arachidi. Questa è la verità, mangio quasi sempre la stessa cosa a colazione, a meno che non finisco gli ingredienti, allora mi mangio magari delle uova strapazzate con dei cracker o della frutta secca e frutta, però generalmente questo è il go-to breakfast perché non ho tempo per pensare e preparare cose troppo particolari, per cui mi limito a scegliere delle cose che mi piacciono e questa è una delle mie cose preferite e le mangio sempre. Fortunatamente per me non mi stufo in fretta e posso mangiare tutti i giorni più o meno la stessa cosa, magari cambiando leggermente qualche ingrediente. Tipo anche le insalate le mangio quasi sempre a pranzo e quasi sempre insalata con foglie di insalata, pomodorini, delle carote o dei funghi e i ceci. E non mi stufo mai, questa è la verità, non mi stufo. Per cui anche oggi a pranzo ho l'insalata perché mi è avanzata mezza scatoletta di ceci. In realtà un barattolo da due porzioni, per cui finirò quello e direi che vi risparmio la vista di un'altra insalata perché mangerò esattamente la stessa cosa di ieri e ci vediamo magari per cena con qualcosa di più particolare, anche perché stasera dobbiamo andare a fare un po' di spesa. Intanto mi godo la mia colazione e a dopo. Forse hai detto che ci saremmo visti direttamente stasera? Beh, scherzavo, anche perché non vi ho fatto vedere l'outfit of the day. Per l'occasione, per la giornata uggiosa, di nuovo indosso un paio di jeans skinny e blu scuro, una camicia bianca, cintura in vita e un paio di mocassini e ovviamente il trench più la borsetta e dentro abbiamo l'insalata per il pranzo. Vado perché non voglio correre di nuovo anche oggi. Siamo appena tornate dalla spesa e vorrei fare un unboxing con voi, ma come dicono in inglese, first things first, c'è assolutamente bisogno di un rimedio super veloce perché non so se sono troppo stanca, se sono affamata o se mi sto per sentire male, però ho una sensazione strana allo stomaco e il kefir è il toccasana in questi casi, cioè proprio la cosa più giusta da usare perché ti fa stare bene. Questo in particolare non l'ho mai assaggiato perché di solito prendo quello alla frutta oppure zenzero e cardamomo, questo invece non l'ho mai assaggiato, per cui lo assaggiamo insieme e vediamo com'è. Olivia? Chin? Chin. Vuoi? Buono? Adesso possiamo fare l'unboxing, sono pronta.
Allora, nell'ordine, partiamo da quello che trovo subito. Abbiamo delle coste, i datterini, questi li mangio quasi tutti i giorni nell'insalata. Poi mia sorella preferisce il ciliegino, quindi abbiamo preso anche questi. I limoni, ovviamente, uova, ceci e funghi perché ne mangio in quantità industriali. L'olio, abbiamo preso quello di oliva e anche quello di girasole, mele. Stavolta abbiamo preso le pinova naturali. Una salsina al datterino e dei finocchi. Abbiamo poi delle banane, le nostre olive preferite, le rosatelle piccanti, carote, cipolle, la marmellata, questa è tra le mie preferite, le poesie di frutta alla fragola, altri ceci, abbiamo poi il caffè americano, il riso basmati, fagioli tondini, questi sono i preferiti del boss, la solita mia tisana snellente, quella che bevo al mattino, il pane char, mastro panettiere integrale senza glutine, il sale che avevamo finito, altri fagioli e l'avocado. L'avocado lo uso per fare l'avocado toast con pane, avocado e uova. La ricotta perché vorrei fare la torta salata. La salsa greca perché adesso comincia la stagione estiva, anche se io l'insalata la mangio tutto l'anno. Il latte, questo non è per me, è per Olivia e per mio padre. Poi la farinata, che è una delle mie cose preferite, l'adoro. Gli spinaci surgelati perché preservano comunque le proprietà e non ho tempo di stare dietro a cose troppo complicate. La sfoglia senza glutine, il burger. Questo è il burger vegetale più buono in assoluto, il Beyond Burger. Uno stracchino, abbiamo poi i fagiolini e le patate, queste sono le mie preferite, sono le patasnello strepitose in forno, mamma mia, queste sono buonissime, sono letteralmente deliziose. Poi abbiamo il pane per chi lo può mangiare, non per me. E poi abbiamo delle cosine beauty, però le passo velocemente che non c'entrano molto, i dischetti, quelli grandi e quelli piccoli. Lo spazzolino, io uso sempre questo qua della BioRepair. Il balsamo per i capelli di BioPoint, per i capelli lisci. Lo struccante, ne abbiamo già parlato, questo è meraviglioso. E il levasmalto. Basta. Abbiamo visto tutta la spesa, la vado a sistemare e poi ci ritroviamo con la cena. La cena è servita, oggi abbiamo fatto tardissimissimo. E io sto tipo svenendo dalla fame. Vi faccio vedere velocemente, poi mangio. Alla fine abbiamo il burger vegetale, l'insalata, semplice stavolta, foglie di insalata, pomodorini e olive e i soliti cracker. È giovedì, altro giorno, altro workout. Sto cominciando ad essere un po' stanca. Faccio sempre troppo tardi e mi alzo presto e il mio corpo mi sta cominciando a dire basta. Ah, ma a parte questo, tutto bene, vediamo l'allenamento di oggi. Il giovedì, solitamente nel programma di Pamela c'è lo stretching. Per cui dovrei fare l'anti-stiff yoga e stretch for splits, quindi yoga per la mobilità del corpo e stretching per riuscire a fare la spaccata. Ma siccome io nella settimana voglio includere anche una giornata di corsetta, questo lo faccio tutte le settimane,
mi salto questa giornata di stretching e passo all'allenamento di sabato. Sabato abbiamo l'upper body, quindi la parte sopra, e facciamo braccia, spalle, schiena e la parte alta degli addominali, il core. Ci sarebbe un video mancante nel programma, ma questo stesso video manca anche venerdì, e il venerdì abbiamo un po' di workout per il booty, un po' più cardio e booty insieme. E siccome contando i minuti arrivo già a 45 minuti senza quell'allenamento lì presumo sarà un po' più o stretching o un allenamento breve di cardio oppure un allenamento breve ballato, e quindi possiamo farne meno perché comunque 45 minuti di allenamento sono più che sufficienti. Al massimo aggiungo in coda uno dei due workout di stretching, ma se mi avanza tempo, se no va bene anche così. Per cui partiamo subito dal primo. Il primo è un upper body con la banda elastica. Sono 10 minuti, partiamo. Abbiamo poi un secondo allenamento coi pesi. Poi abbiamo un upper body con un po' di addominali, sempre con pesi. Allora, vediamo i 10 minuti che pesi richiede. 2 da 3 e mezzo, ne ho 2 da 3, useremo quelli e siamo a posto così. Per l'ultimo workout ci vogliono due manubri da 6 kg. Io ovviamente avendoli li uso anche, ma per chi non ce li ha consiglia di usare due bottiglie grandi piene di un liquido tipo acqua. Workout finito anche per oggi, e con l'allenamento di oggi abbiamo toccato tutti i gruppi muscolari. Poi ci sarà un richiamo di booty domani, però intanto abbiamo fatto addominali, gambe, glutei e upper body, quindi braccia, spalle, schiena, core. E posso dirvi solo questo per concludere l'allenamento di oggi: avete visto che con poche cose sono riuscita a fare tutti i workout e a crearmi una mini palestra a casa, e mi sono bastati semplicemente la valigina con i pesi, con i due manubri che in totale fanno 20 kg e questi costano 60 euro da Decathlon, però sono certa che si possono trovare anche usati su Subito, perché durante la pandemia un sacco di gente ha acquistato pesi e questi non saranno per niente sprecati. Più le bande elastiche che costeranno tra i 10 e i 15 euro su Amazon, un tappettino da fitness e altri due pesi da 3 kg che costeranno non so esattamente quanto, però anche quelli non più di 10 euro alla Decathlon. E avete visto che con diciamo 100 euro ho la mia palestra a casa, e 100 euro spesso non sono neanche un mese nelle palestre diciamo di livello medio alto per cui sono assolutamente soldi investiti bene. E se avete intenzione di allenarvi con costanza e costruirvi piano piano una palestra per riuscire anche a migliorare nel tempo i vostri workout e le vostre prestazioni, consiglio assolutamente di comprare questi piccoli aggeggini che però fanno veramente la differenza. Stamattina sto morendo della fame, ho la pancia che brontola e tra l'altro devo anche stendere una lavatrice, per cui devo darmi da fare, e non ho fatto alla fine il workout di stretching, però ho fatto stretching, promesso, ho fatto stretching il solito mio. Adesso vado a fare un po' di cosine e ci vediamo tra un attimo. Per il pranzo di oggi abbiamo l'insalatina mista e due baby bell, perché avrei voluto il formaggio di capra ma non c'era più, e questo era l'unica cosa che c'era di formaggio in frigo. Poi cracker, e sicuramente avrò fame nel giro di un'ora.
però mi mangerò una merenda. È finita un'altra giornata. Questa è stata veramente impegnativa. Ho riperso il pullman. Non lo so a che ora passa, devo capire. Devo cambiare orario e prima o poi capirò. Forse passa 10, più di 10 minuti prima, non si sa. Fatto sta che l'ho perso. Ho finito di lavorare alle 8 di sera, non ho fatto la pausa pranzo e direi che va tutto molto bene. Vi faccio vedere almeno l'outfit del giorno in chiusura e poi vado a cenare perché sono quasi le 9 e sto svenendo dalla fame. L'outfit del giorno è molto semplice, però mi piace davvero tantissimo. Sto indossando un paio di jeans a gamba larga, le Superga con la suola alta, le solite, camicia a righe blu, una giacchetta color marrone tipo mattone e una cintura in tinta. E questo outfit l'ho tirato fuori così all'ultimo, ma sono molto molto soddisfatta del risultato e ci tenevo a farvelo vedere. Per cena stasera abbiamo di nuovo insalata? Abbiamo l'avocado toast. Adesso lo preparo e ceno. A tra poco. La cena è pronta, abbiamo l'ennesima insalatina qua con foglie di insalata, carote fresche, pomodorini e olive che si sono perse da qualche parte dentro l'insalata e poi l'avocado toast con pane tostato, avocado e uovo cotto alla perfezione con sopra peperoncino, pepe nero e un po' di sale in filo d'olio. L'uovo dentro è morbidissimo. Guardate qua. Ciao, vado a mangiare. Buongiorno. È finalmente venerdì. Questa settimana mi ha messa veramente a dura prova. Le cose da fare sono sempre tantissime, per cui faccio un po' fatica a dormire, a ritagliarmi del tempo per dormire. E questa cosa deve cambiare assolutamente, perché mi sento che sono troppo stanca. E a parte questo, dovrei anche cominciare a variare un po' di più il mio menù. Altra colpa, ma piano piano si farà tutto. Intanto oggi l'ultima giornata di allenamenti con la di Pamela. Abbiamo un po' di workout interessanti. Abbiamo bubble butt e side booty, quindi allenamenti per il booty, per farlo diventare super tondo e per allenare anche la parte laterale del booty. Poi abbiamo un sweaty endorphins e stepping cardio che abbiamo già fatto questa settimana. E poi il workout che mancava ieri era 10 minuti di slow yoga e respirazione, quindi yoga slow e respirazione. Forse lo yoga si salta. Adesso vediamo come arrivo in fondo all'allenamento e che cosa mi va di fare, anche perché sono 50 minuti di workout e non credo di averceli perché ho dormito mezz'ora in più, ero troppo stanca e mi sono svegliata alle 7. Che fatica. Alleniamoci, dai. Non mi ricordavo assolutamente, ma a quanto pare per il bubble bath mi servono i pesi, 10 kg, quindi mi tocca tirarli fuori. Saranno praticamente 10 minuti di... come si chiamano? Hip thrust. Eccoli, hip thrust. Siamo arrivati in fondo ai due workout per il booty e avrei altri due allenamenti cardio, ma non me la sento. Io spesso
quando devo fare i suoi workout, se non me la sento di fare una cosa non la faccio, tipo i workout danzati. E quindi oggi salterò il cardio e andrò direttamente a fare 10 minuti di yoga, perché ne ho veramente bisogno e per oggi sarà tutto, perché uno, non ho tempo, e due, sono troppo stanca e non voglio sforzare il mio corpo, non voglio obbligarmi a fare una cosa che non mi sento di fare. Comunque, se penserete ma perché ti sei alzata per fare workout se sei stanca, ti stai obbligando a farlo? No, per me l'allenamento è fondamentale per affrontare la giornata, per cui non è uno sforzo allenarmi, a volte è uno sforzo fare alcuni tipi di workout, il mio corpo non vuole proprio farli quel giorno lì, e oggi non è una giornata cardio, è una giornata più di resistenza e un po' più slow, quindi facciamo 10 minuti di slow yoga e poi si va avanti con la giornata. E siamo arrivati di nuovo all'outfit of the day. Oggi sono molto casual e in realtà un outfit un po' strano perché è comodo, sembrerebbe invernale perché ho il collo alto, ma è leggero allo stesso tempo perché copre i punti giusti, ma comunque non ti fa schiattare dal caldo perché il tempo non si capisce in che direzione sta andando. Basta. Vi saluto per oggi, ci vediamo stasera, anche perché il pranzo sarà di nuovo un'insalata con i ceci e l'avocado. Niente di particolare, e siccome stamattina ho pure un sopralluogo, mi lascio a casa. Quindi a stasera. Il venerdì sta prendendo una strana piega perché sono tornata a casa affamatissima. La cena non è pronta, perché la sta preparando mia sorella, e nel mentre ho voglia di mangiare qualcosa, preferibilmente qualcosa di fresco e croccante, e quindi carote. Le carote mini appena tirate fuori dal frigo sono la cosa più buona nel mondo insieme alle mele. Comunque la giornata è finita, questa settimana mi ha messa a dura prova, adesso sono parecchio stanca, quindi lavoro ancora un pochino per portarmi avanti e poi ci aggiorniamo con la cena di lei. Tra l'altro avevo iniziato la settimana con l'idea di fare degli spuntini, merende, come una volta, ma sono stata talmente presa che non sono riuscita a fare gli spuntini e non avevo neanche fame e voglia di mangiarli, quindi boh. Mi sono abituata ormai a fare questa cosa di non mangiare se non sento bisogno di mangiare, perché spesso mi sono resa conto che mangiavo solo perché nella mia testa l'idea era quella di mangiare, di dover mangiare, però spesso mangiavo troppo e più di quello di cui il mio corpo aveva bisogno, quindi tutto questo spesso veniva accumulato, mentre adesso mi sto abituando ad ascoltarlo e quindi mangiare solo quando veramente ho bisogno di mangiare, e infatti mi viene fame a colazione, sono affamatissima, a pranzo arrivo affamata, cioè mi viene fame quando sto per pranzare, e la sera, come adesso sono tornata a casa, ho fame, però non sempre ho fame a metà mattinata o nel pomeriggio, e infatti mi sto abituando a mangiare, a fare lo spuntino quando sento il bisogno di farlo, perché non sempre il corpo ha bisogno di mangiare quella cosa in più. In realtà oggi a pranzo avevo più fame del solito, quindi ho mangiato due pacchettini di cracker anziché uno. Mi ascolto abbastanza e mangio quello che effettivamente mi va di mangiare. Il menù di stasera l'ha deciso Olivia e abbiamo riso con verdure, fagioli e cos'altro hai messo dentro? Formaggio! Sì, sì, sì.
Solitamente non mischio formaggio e fagioli, però diciamo che se dovevo scegliere io non avrei mischiato, ma va bene, è buono, ho assaggiato, buonissimo. E poi abbiamo dell'altra insalata. Grazie, bella! Buongiorno e buon sabato, il sabato si corre e infatti sono appena tornata dalla mia corsa settimanale, sono rossissima, io divento super rossa in faccia quando corro e meno male da una parte dico oggi fa freddo, non fa caldo per niente, per cui è andata molto meglio rispetto al solito. Però quando si innalzano le temperature io soffro tantissimo e le mie prestazioni peggiorano nettamente, ma oggi sono proprio soddisfatta perché sono riuscita ad andare fortissima. Ho fatto 7 km ed è un po' che corro una volta a settimana. Ero partita dal fare sempre 30 minuti e riuscire a fare più chilometri possibili in 30 minuti. Poi in realtà col tempo sono migliorata talmente tanto che ero arrivata a fare 6 km e 60 nel giro di 30 minuti, per cui già che c'ero mi sono detta allora poniamoci un nuovo obiettivo, e cioè quello di fare 7 km nel miglior tempo possibile, per cui oggi sono riuscita a fare 7 km in 32 minuti e 35 secondi con una media di 4 minuti e 38 al chilometro, che non è per niente male rispetto alla volta precedente che avevo fatto 33 minuti e 19 per 7 km con una media di 4,45. Quindi già dalla volta precedente sono migliorata un sacco, e questo nel giro di una settimana. Diciamo che l'obiettivo è quello di almeno mantenere una buona media anche nel periodo estivo, che sarà molto molto difficile perché appunto soffrendo il caldo sarà dura, ma l'obiettivo è quello di svegliarmi presto anche nel weekend quando devo andare a correre, per correre col fresco fuori e non morire di caldo in orari improponibili. Basta, detto ciò, è tutto per l'allenamento della settimana. Questo era l'ultimo allenamento, appunto. Ovviamente adesso farò una bella colazione, la mia solita colazione con burro d'arachidi e marmellata. Sta andando molto bene, tra l'altro questo in realtà è successo da quando ho sistemato il mio problema con lo stomaco, l'intestino, perché prima avevo un sacco di problemi generati appunto dal fatto che ero intollerante al glutine e non lo sapevo, per cui mi portavo dietro tutta una serie di cose che mi facevano star male, quindi non riuscivo mai a mangiare bene. Poi però ho sistemato questa cosa qua, ho cominciato a mangiare determinate cose che mi fanno star bene e che mi piacciono, e quindi non sento l'esigenza di cambiare troppo spesso. Per un po' di tempo in realtà era paura, lo ammetto, era paura di mangiare qualcosa e star male, ma nel tempo sono riuscita a reintrodurre molte cose che avevo eliminato, per cui adesso non mangio il glutine e mangio pochi formaggi, ma per il resto mangio tutto. Vabbè, sono vegetariana, comunque non mangio carne, non mangio pesce, però tutto il resto sì. E in realtà una volta, due volte alla settimana pasticcio, mangio un po' di tutto, mangio un po' di cose anche più strane rispetto a quelle che mangio tutti i giorni, tipo come ieri sera risotto con formaggio e fagioli, era davvero squisito, ma sono cose che io normalmente non mangio. Io preferisco piuttosto un riso basmati con legumi, verdure, così senza troppe cose dentro, con un po' d'olio, un po' di sale, pepe e basta, piuttosto che pasticciarlo troppo. Però riesco ad apprezzare tantissimo anche un buon risotto, anche delle patatine fritte e anche una buona pizza, perché quella me la concedo tutte le settimane, non è che me la concedo, il mio corpo la richiede e io la mangio proprio per stare bene. E così come corro ogni settimana, mangio una pizza ogni settimana, perché quello mi serve proprio per il benessere dell'anima, del corpo e della mia serenità mentale. Basta, adesso la smetto perché mi sono scatenata in chiacchiere e devo dire che il mio viso dopo la corsa, nonostante sia rosso,
è molto luminoso e questo mi rende molto felice e sono troppo contenta perché sto vedendo che fuori sta uscendo un po' di sole e questo mi dà un sacco di gioia. A più tardi! Buongiorno, stamattina ho fatto tardi, è domenica, mi sono alzata alle 9, però poi non so come sono passate le ore che in un attimo è quasi mezzogiorno e ovviamente avendo mangiato tardi ieri sera mi sono svegliata che non ero particolarmente affamata e quindi non ho fatto la colazione, cosa che di solito non succede, nel senso che io mi sveglio con una fame enorme, cioè proprio mi mangerei di tutto, ma stamattina non era andata così, per cui in realtà adesso sto facendo un aperitivo, ho iniziato circa un'ora fa, quindi alle 11, ma sto mangiando questi grissini al rosmarino che sono decenti, non sono buonissimi, non sono i migliori, i miei preferiti sono quelli di Le Veneziane, ma questi sono passabili, ecco, era una marca che non conoscevo, li ho scoperti così per caso, ho voluto provarli, ma sicuramente non li ricompro perché non sono per niente il massimo, ma sono assolutamente buoni, non li ricompro solo perché ne ho mangiati di meglio e so quali sono i miei preferiti. Solo per questa ragione qua. Comunque oggi a pranzo sarò fuori casa, sono a casa di amici, quindi mangeremo qualcosa di diverso dal solito, vi farò vedere anche il pranzo e poi stasera mi sogno già la pizza. Per pranzo abbiamo un buonissimo risotto ai funghi e al parmigiano. Come secondo invece abbiamo le patate al forno e le croste del parmigiano al forno che io veramente non ho mai mangiato, ma adesso assaggerò per la prima volta. Buonissimo. Il modo migliore per chiudere la settimana, la domenica e anche questo video è ovviamente con una buonissima pizza. Guardatela qua che meraviglia che è. Ho preso la pizza con la bufala e il grana. Vado a mangiarmela, poi torno qui da voi per un paio di parole prima di chiudere il video. A panza piena e cuore felice possiamo chiudere questo video. Devo dire che probabilmente sarà uno dei video più lunghi qui sul canale, anche perché nel mentre avevo iniziato a montarlo e sono arrivata quasi a 50 minuti e non c'è tutto dentro, ma vediamo se riesco a tagliarlo un po'. Comunque ci tenevo a farvi vedere tutto quello che mangio e come mi alleno durante la settimana e poi già che c'ero ci ho infilato anche qualche outfit perché tanto quelli vanno sempre bene, ci piacciono sempre. Comunque come avete potuto vedere mangio abbastanza semplice e se ho voglia di qualche cosa lo prendo e lo mangio. Ovviamente non lo faccio tutti i giorni di concedermi, che poi è il termine sbagliato, non lo faccio tutti i giorni di mangiare cose troppo elaborate o troppo sofisticate, cioè non è che mi mangio un risotto tutti i giorni o la pizza tutti i giorni, perché ovviamente un tipo di alimentazione così buono ci può stare, ma non è sostenibile, anche banalmente per la salute, perché tutti quei grassi non sono per niente buoni e poi comunque preferisco dedicare il tempo ad altro piuttosto che a stare in cucina a preparare piatti troppo elaborati, per cui ho trovato quelle poche cose che mi piace mangiare sempre e quelle fanno parte del mio menù settimanale e poi nel weekend mi sbizzarrisco un po', vado un po' con quello che offre le situazioni in cui mi trovo, per cui se c'è un risotto lo mangio, se ho voglia di pizza la mangio. E così come se ho una trasferta e non posso mangiare le mie solite cose, mangerò la cosa più sana nel menù. Così come se si presenta un'occasione in settimana per un aperitivo, lo farò, ma col fatto che sono vegetariana e non mangio glutine, spesso i piatti che mangio fuori agli aperitivi sono comunque i più belli, i più colorati e i più sani, perché cosa possono darti? Un po' di verdure, un po' di formaggio, a volte i posti più fighi hanno le patate al forno, la farinata e quindi me la cavo così.
E devo dire che mi trovo bene con questo tipo di alimentazione, non sento che mi manchi nulla in realtà, perché devo confessarvi che i momenti in cui ho più voglia di pasticciare sono proprio quelli in cui magari passo delle giornate a mangiare cose un po' troppo elaborate, magari qualche bicchiere di vino in più, e allora in quei casi lì mi viene voglia di pasticciare di più, ma quando mantengo uno stile sano di alimentazione, non mi viene neanche troppa voglia di cose strane, perché il mio corpo riceve tutto quello di cui ha bisogno, vitamine, minerali, verdura buona e fresca, frutta, per cui non è in quello stato di oh mio Dio, ho bisogno di questo, di quest'altro. Istintivamente ci fa pensare di aver voglia di qualche cosa di troppo elaborato, no? Nella maggior parte dei casi si ha voglia di un bicchiere d'acqua, un po' di verdura e un po' di frutta. E se hai tolto quello, hai ancora voglia di qualcosa, allora lo devi mangiare. Basta. È tutto per questo video. Spero di essere riuscita comunque a passarvi qualche spunto di ricette più sane da fare e ovviamente, come sempre, lo spazio qui sotto nei commenti è aperto a dibattiti, consigli, idee, nuovi spunti, per cui sentitevi liberi di condividere tutto quello che vi passa per la mente qua sotto nei commenti. Io vi saluto, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco, ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!